Ciao guys, qui è il vostro Giants Milk. Bentornati e vi ringrazio per accompagnarmi in questo viaggio, in questo tragitto verso quel splendido ospedale. La puntata precedente è stata molto molto figa, abbiamo conosciuto gli Stalker. Ce la siamo anche cavata molto bene. Non abbiamo subito danni, siamo stati proprio dei fighi. Dai, vediamo un po' di raggiungere sto cazzo di ospedale, dai. Oh. Non posso trovare strada da qui. Devo rientrare. Guys, mi raccomando il like, lo share per supportare il canale, per supportare il mio lavoro. Continuiamo a crescere insieme, ok? Grazie a tutti uno ad uno. Ecco. Ok. Devo tornare in strada. Oh mio Dio, altri stalker. Il cazzo è che non abbiamo munizioni. Quando pensi di essere già nella merda, non ti preoccupare, Giants Milk. Non c'è mai limite al peggio. Un colpo. Che famo con un colpo? Ah, se è l'unico. E io me lo auguro, siamo messi abbastanza bene. Potremmo andare di corpo a corpo. Ma guarda sto schifo. Si affacciano pure alla finestra. Oh. Quanti cazzo sono? Ho paura di girarmi. No! Clicker. Siamo messi male per affrontare questa zona, secondo me. Non sarà facile. Clicker, stalker. Eccolo là. Ma prima non l'avevo visto. Onestamente. Madonna, via 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 cazzo. Via via. Passate di qua. Aspetto, cazzo. A volte ripiegare è la tattica migliore. Questo è da solo, non ci puoi impensierire. Ah, scappa. Scappa il codardo. Vieni qua, vieni. Dai, non fai più il fenomeno. Dove sei, schifo? Dai cazzo. Tagliano tutto. Cazzo. E questo cos'è? Ho preferito abbatterlo così prima che scappasse, va. Yeah.
Wow, che figata. Ok. Oh. È ora di andare. Magari prima respiriamo un attimo e curiamoci, tesoro. Che cazzo. Boh, allora, visto che lei ha detto così, come faccio a uscire da qui? Dovremmo aver ripulito la zona. Vediamo se c'è qualcosa da prendere e portarci via. Stavo analizzando la roba che avevamo. Non scordiamoci che abbiamo sbloccato le frecce esplosive, eh? Quindi molotov sempre almeno due. Cazzo, sono veramente un salvavita. Via di qui. Cazzo. Oh, cazzo. Cazzo. Ma porco cazzo. Dai, più veloce, porca troia. Cazzo. Dai, dai. Dai. Merda. Lasciami andare. No. Ancora. Ma cazzo, scrollati. Questo gioco è così, prenditi, sbatti. Odio Seattle. Sì, fanculo, fanculo Seattle. Ovvio, ma che cazzo provo a fare? Vede una minchia. Finalmente qualcosina per il corpo a corpo. I rumori non sono rassicuranti, ma proprio per niente. Ah, devo passare... Ah sì, mi sa di sì, guys. Mi sa che dobbiamo passare su quel tubo. Sì.
Ok. Beh, magari facendoci trascinare un pochettino dalla corrente ci siamo avvicinati all'ospedale, non sarebbe male. Tiratemi fuori da qui. È infreddolita, okay. Patatina. Dove cazzo sono finita? Non lo so. Non lo so, Ellie, non lo so. Sembra l'uscita di una metro. Square Station, eh sì. Ok. Io sono qui e l'ospedale è là. Tagliamo dal parco. Sta diventando più scura la giornata. Credo che l'obiettivo sia arrivare all'ospedale prima di notte. E penso che lì termini anche poi il giorno 2, a questo punto. Ah, non vedevo l'ora di passare in un parco. In questo cazzo di gioco cardiopalma. Eh? Oh merda. Chi cazzo è che fischia? Dai. C'è la musichetta sale. C'è qualcosa di cui stare attenti, guys. Ma non dirmi che siamo nel territorio delle iene. Ah, ma minchia, ma sta vegetazione è fuori. Ma che bello. Che lavoro che hanno fatto il Naughty Dog. Mamma mia, bellissimo. Oh cazzo. Minchia, sono saltato, guys. Bastardio. Tieni premuto R1 per estrarre la freccia. Quindi prima le togliamo, meno danni ci fanno. Ma che cazzo? Chi cazzo sono questi? Minchia, ma sono dei cecchini, porca troia. Porco cazzo. Dov'è? Dov'è il vecchio? Madonna. Cazzo. Oh. Guys, dobbiamo fare occhio. Questi sono veramente temibili. Sì, cercate, stronzi. Wow, 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 wow. Pensate di saperlo usare solo voi l'arco? Teste di cazzo. Sì, sì, vieni, 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 vieni. Bravo. Anche tu, avvicinati, avvicinati.
Sì, vieni, fatti vedere. Cazzo. Devono essere le iene. Guys, non le importa. Iene battono i cazzo di lupi almeno 5-0. Se avete piccato un'ora, giuro che... Sono belli strong, eh. Sopravvissuti. Beh, comunque, a pensarci bene, non potevamo aspettarci altro da quelli che appendono i loro nemici e li sviscerano. Che cazzo di gente malata, sadica. È il momento migliore per prendere appunti, Ellie. Porca troia. Leggiamola un po', dai, guys. Me la legge. Iene. Morissero tutti. Concentriamoci sull'obiettivo. Niente. Ha semplicemente espresso l'odio che sta provando in questo momento. Effettivamente... Preferisco 5-6 stalker. No, non voglio entrare ancora, guys. Voglio vedere un attimo qua fuori se c'è qualcosa. Siamo veramente... risicati di ammo, di munizioni. Ok, ecco la strada per l'ospedale. Bloccato, ovviamente, ma questo è un piccolo dettaglio. Oh, non c'è niente da poter prendere, guys. Boh, torniamo alla porta, dai. Va bene. Sono piccioni quelli che si sentono in sottofondo. Siamo entrati in una piccionaia. Eh già. Eh già. Secondo me è buon segno che siano qui. Ah, una carta. Nel senso, magari comporta che non ci sono minacce, visto che i piccioni stanno lì tranquilli. Doppelganger. Direttamente da Roosevelt. Sembra un alieno. Vero nome sconosciuto, mente 60, forza 60, quindi mediocre. Questo essere umanoide di origini ignote ha la pelle di alabastro, gli occhi gialli e la capacità di assumere l'aspetto di chiunque in base alle esigenze. Ha un solo problema, deve stabilire un contatto fisico con la persona in cui intende mutarsi.
La somiglianza finale è quasi perfetta, ma un'accurata analisi rivela tracce di un bagliore giallo nelle iridi. Se vedi un amico che indossa occhiali da sole quando non dovrebbe, ti conviene stare in guardia. Neutrale. Ok, tutti i miei cari amici, tutti gli amici di Giants Milk, quando vi mostrate a me senza occhiali da sole, please. Sapete che mi girano ancora un po' le palle per quella cassaforte che ci siamo lasciati indietro? Vabbè. D'altronde una blind run. Non possiamo pretendere di completare tutto, avere tutto a portata di mano. Quindi ci sta, guys. Non so se sia giusto venire qua su, ma... Sì, è sicuramente giusto. Bene. Fondina arma lunga. Oh, questo è molto bello. Ci mettiamo l'arco. No, l'arco lo voglio qui. E qui ci lasciamo il fucile. Oh. Praticità nelle nostre vite. Se qualcuno dovesse trovare questo messaggio, sappia che sono fottuto. Cazzo, terribile. Mia moglie Paige... Ah, questo è Simon, guys. Mia moglie Paige mi sta aspettando nel vecchio centro congressi tra la Pike e Convention, di fronte alla birreria. Vi prego, portatele queste medicine, è incinta e rischia di non farcela. No, era pure incinta Paige. Speravo di tornare da lei, ma ho perso troppo sangue. Stavo correndo nei boschi quando ho sentito dei fischi e mi sono ritrovato una freccia nel fianco. Guarda, le odio sempre di più, ste iene di merda. Ho provato a nascondermi qui. Credo di essere al sicuro. Non può andare molto peggio, no? Comincio ad aver freddo. Vediamo che cosa ha scritto e poi cancellato. Ho rubato queste medicine all'ospedale, ma non ho pensato di prendere anche qualche sacca di sangue. Non è divertente, lo so. Ve lo dirà anche lei, non ho mai avuto un gran senso dell'umorismo. Se trovate Paige, ditele che sono morto senza soffrire, che spero in un futuro migliore per loro e che la amo con tutto il cuore. E se è un maschio, non deve dargli il mio nome, preferisco quello che abbiamo scelto insieme, Simon Vickers. Chissà qual è il nome che avevano scelto. Simon, sei morto con onore. Scusa, ormai non ti servono più. Sei un valoroso, Simon. Abbiamo fatto strabene a salire, guys. È pieno di robetta qua. Ok, very good. Carichiamo il caricabile e andiamo. Fedra. Ospedale, centro di riabilitazione. Ok,
che Fedra merda sia con forse voi, guys. Oh, ti prego, non farlo! Maledizione. Isaac, avevi in mente qualcosa? Ora ti spiego. Sono... stanno interrogando un VLF. Oh, cazzo. Il loro s'annida al peccato. Io non volevo. Libera. Porca troia. No, 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 no. Merda. Cazzo, che malato, guys. Porca troia. Ora è libero. Ora è libero. Ma voi siete pazzi. Cerchiamo gli smarriti. Lei ci guiderà. Merda. Ma subito così, verso di me? Hai saputo di Lily? Cazzo, sì, dai. Una vergogna. Ma non mi stupisce. Sua sorella, però, ero sconvolto. Ma che... Margherita! Morta al lupo! Merda. Oh, cazzo. Dai, 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 Ellie, dai. Sto correndo. Nessuna traccia. Detacciamo l'area. Stanate. Veniva da là! Vieni, vieni, avvicinati. Avvicinati, malato del cazzo, avvicinati. Ah, è scappata! Che non anche per te. Deve essere vicina. Di fischio. Crepa. Sì, crepa, bastardo. Forse è il fischio che fanno quando l'allerta per loro è passata. Sì, fischia, fischia che ti passa. Fischia. Merda, fischia. Non puoi fermarci. Sto cazzo. Sono pazzi, guys. Sono pazzi. Non voglio finire nelle loro mani. Ma non voglio farmi guidare da lei per niente. Ci ho visto.
Sono ancora in tre. Dov'è quel lupo? Non deve scappare. Addio. È corsa nell'erba! Vieni, vieni, ne ho una ancora per te. Cazzo! Forte, ma io picchio di te. Oddio. Ok. Quanti cazzo siete? Dov'è quel lupo? Non sono un lupo. Ma ti ammazzo lo stesso. Ehi, uno, due. Seguila fino in fondo. Ok. Wow, guys. Deso, ma mi sta piacendo un sacco sto pezzo. So voi, ma sono curioso di leggervi nei commenti, voglio sapere cosa pensate di queste iene, di questi fottuti malati. Siamo al sicuro? Girato. Dobbiamo approfittarne, guys. Ce ne sono altri. Ma da dove arrivano? I rumori vengono da qui. Non mi aspettavo Attenzione altro. Attenzione agli sbarriti. Vanno da un lato, poi cambiano lato. Cazzo è. Sono belli secchi da prevedere, nei movimenti.
Vabbè, ma che ve lo dico a fare? Ma quanto cazzo è fatto bene, oh? Le espressioni mentre chiamo. Cioè, vabbè, dai. Concentriamoci, andiamo avanti. Cazzo, quello sta arrivando qua. Dietro le auto! Vai, dai, Ellie, vai! Cosa? Ti ammazzo! Bisogna usare le armi. Cazzo! Cazzo. Curiamoci. Dai, Ellie. Bastardo. Crepa. Ah, fottuta iena. Fottuta iena. E anche questa. Ah, fanculo questa città. Fanculo tutto. Allora dov'è questo dannato ospedale? Ricarico un po' le armi, guys. Crafto qualcosina. Uno solo, poi un po' di frecce che mica si è messi male, eh. Non ci sta regalando un cazzo il gioco. Ci sta facendo sudare tutto. Bisogna andare di là. Però guardiamo un po' sto posto. Prima di tutto. No, mi sa che saltando di là non si torna indietro. E allora no, mi sa che non bisogna andare di là. Voglio solo provare un attimo. No, infatti non si appende, ok. Va bene, lo escludiamo. Geronimo! Ok. Starbucks. Ci sta dando un po' di roba. Lo sa che abbiamo affrontato un po' di combattimenti tosti e ci siamo svuotati cazzo di munizioni, eh? Almeno quello. Cazzo manca sto ospedale di merda. Ah, questo è il negozio del trailer famosissimo, guys, dove avevano mostrato per la prima volta il gameplay del gioco. Ve lo ricordate? Ammetto che quel trailer mi aveva fatto, sì, gridare al miracolo da una parte, ma non pensavo girasse tutto su PlayStation 4 e non pensavo neanche che poi il risultato finale sarebbe stato così vicino al trailer. E invece, cazzo, devo ricredermi. Le animazioni sono riuscite a riportarle quasi come a quei livelli. Bellissimissimissimo.
Cazzo! Quanto è grosso? Pezzo di merda! Così impari, coglio. Ancora. Cazzo. Oh, gli abbiamo bucato la testa, guys. Cazzo, che precisione. Gli ho sparato proprio in quel punto. Ma che cazzo. Porca troia. Okay. L'ospedale. Tanto grosso, non sei valso un cazzo. Il nastro che mica servirebbe sia per le frecce esplosive che per quelle normali si trova veramente poco. Possiamo livellare un po', vediamo un po' qualche caratteristica di aumentarla. Crea ogni oggetto al doppio della velocità. Movimento da disteso rapido. Silenziatori migliorati, eliminazioni furtive più veloci. Trappole esplosive migliorate, molotov migliorate. Dobbiamo... Sì, il raggio delle fiamme, guys. Abbiamo visto quanto siano importanti. Proviamo questa. Prima di salire vediamo se c'è qualcosa qua di interessante. Ma quanti monitor case stampanti hanno ricreato in questo gioco? È pieno, in tutti gli uffici sono. Questo ci sblocca un altro ramo, quasi sicuramente, guys. Sport all'aperto. In questo numero recensiti 15 mirini per fucili da caccia. 10 cose da sapere prima di squagliare un cervo. Che è importante. A caccia di affari, gli sconti migliori su coltelli, fotocamere, visori notturni e altri strumenti. Magari ci sblocca un livello in più per potenziare le armi? Vediamo un po' cosa ci apre. Precisione. E questo è l'ultimo, guys. Quindi abbiamo aperto tutti i rami di sviluppo del nostro personaggio, della nostra Ellie. Incrementa stabilità della mira. Beh, questo serve. Cazzo, gli scontri a fuoco sono tutto in questo gioco. Dobbiamo assolutamente focalizzarci su questo ramo. Nastro, forbici, pennarelli, carta e via.
Oh, abbastanza vicini. Abbastanza vicini, guys. Ti conviene esserci, Nora. Sì, ti conviene, perché tutta sta cazzo di strada, tutta sta fatica, poi non ci sei. Mi metto io a squagliarle le iene. Altro che i cervi. È un avamposto da tutti gli effetti, è pieno di WLF. Questa è la scena figa con l'easter egg di Hotline Miami. Fighissima sta scena. Troppo ride. La tizia presissima a giocare alla PSP. Sembra un po' l'inizio di Metal Gear. Quando sbuchi dall'acqua. Non fiatare, cazzo. Sulle mani. Piano. Calmati. Conosci una certa Nora? Sì, certo. Dov'è adesso? È all'ospedale. E dove è all'ospedale? Stanno liberando i piani superiori. La trovi là. No! Scelta sbagliata, tesoro. Ancora. Porca troia. Imbecille. È un killer la nostra Ellie, guys. È un killer. Vediamo se c'è qualcosina qua. Va bene, guys. Raga, sulle note di Hotline Miami, dopo questa fantastica scena e questa puntata, io vi saluto, vi abbraccio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate un like, droppatelo lì proprio bello sotto il video che state guardando. E ci vediamo per la prossima parte, per esplorare questo ospedale e per andare a trovare Nora. Ciao guys da Giants Milk.